Altri due derby tutti abruzzesi nella domenica di Serie D, quinta giornata del girone di ritorno. Dopo i successi negli scontri di settimana scorsa, Giulianova e Francavilla si ritrovano al Fadini con l'obiettivo per entrambe di dare continuità al buon risultato di sei giorni fa. Peraltro la squadra di Bolzan in settimana ha anche recuperato la partita con l'Agnonese. Lo 0-0 non è stato spettacolare, ma ha permesso ai giuliesi di proseguire la striscia positiva iniziata da Vezzano. Giulianova, che sarà senza gli squalificati Del Grosso e Torelli, dovranno ancora fare a meno di Fazzini e D'Adamo, ma con un Tozzi Borsoi recuperato e con un napolano sempre più integrato nel gioco giallorosso. Calendario congestionato peraltro per il Giulianova, che mercoledì invece avrà un impegno cruciale in Coppa Italia nei quarti di finale contro l'Aquila Montevarchi. In casa Francavilla, sempre per squalifica out di Renzo, dopo il ricorso vinto dalla società del presidente Candeloro e la correzione del rosso che rimediò Nazari lo scorso 12 gennaio contro il Campobasso. Il giudice sportivo tiene ai box di Renzo perché sconti la giornata che l'errore dell'arbitro in quella circostanza gli aveva erroneamente evitato. L'altro derby si gioca al Savini di Notaresco, con i rosso-blu terzi in graduatoria che ricevono la visita di un Avezzano riportato sulla terra proprio dallo scontro perso tra le mura amiche domenica scorsa. Cudini non avrà Marcelli, ma in generale i padroni di casa, almeno in questo girone di ritorno, sembrano esprimersi meglio lontano dal terreno di gioco amico. Ma possono contare su una difesa praticamente impermeabile che non subisce reti dallo scorso 13 dicembre, 1-1 interno contro il Sant'Arcangelo. Dall'altra parte, i marsicani riavranno Besana dopo i due turni di squalifica, ma che hanno necessità di ricominciare una marcia che finora ha portato solo 3 punti nelle prime 4 gare del nuovo anno. In attesa del miglior Samb, Giampaolo deve fare il risultato sperando di distanziarsi dalla zona caldissima della classifica. Per farlo deve anche augurarsi che il Sant'Arcangelo, con cui condivide la posizione in classifica, non faccia risultato alla Ragona di Vasto, dove i biancorossi di Fabio Montani cercano di ritrovare il feeling con successo che manca dal giorno dell'Epifania col Materica. Da quel momento in poi, 3 sconfitte sanguinose con San Maurese, San Giustese e Francavilla e una posizione di graduatoria che non è affatto sicura. La dirigenza vastese ha deciso per l'occasione di abbassare il costo dei biglietti in vista di domani e il presidente Franco Bolami ha lanciato l'appello affinché la Ragona torni numeroso. I romagnoli da parte loro sono in clamorosa difficoltà, non c'entrano risultato pieno addirittura dal 14 ottobre scorso, quando sconfissero il Pineto, che invece al Mariani Pavone affronta la Recanatese, sfida tutta in salsa playoff per i biancazzurri di Daniele Amaolo, che domenica hanno riacciuffato una partita, quella con la San Giustese, che sembrava praticamente persa, il che conferma lo spirito di una formazione che tuttavia deve ricominciare a vincere, perché in questo 2019 non lo ha fatto ancora.